Buonasera a tutte e a tutti, questa sera presentiamo questo libro incredibile, lo facciamo con i due personaggi che hanno assolutamente inventato questa cosa, e poi spieghiamo perché. Una è Laura Campiglio, l'altro si chiama Eugenio Santo, santo da intendere come aggettivo, vediamo se ci sono. Titolo del libro, Latitante Gentiluomo, Vassili... Eccola qua, Laura Ciao, Campiglio, eccoci. una donna in cui l'intelligenza supera la bellezza, e quindi è una cosa che Niente meno, ma certo. niente meno, ma tuo marito dov'è? Allora, io so che è da qualche parte sul lungomare di Latina. Poi, se la connessione non vada, da questo Sì, però, declino ogni ma lui è responsabilità. Eugenio Santo anche su Instagram? Sì, non ha uno pseudonimo. Ok, aspetta Sì. che lo chiamiamo allora, vediamo se reagisce anche lui. Come stai intanto? Molto bene, ho finito l'altro ieri questo libro, oggi mi sono accaparrata al cartaceo perché esce domani. Perché sei andata a Busto Arsizio, perché Sono siete andata a Busto divisi Arsizio nella casa madre nella casa People. e niente ragazzi, è veramente una grande, grande storia. Però Quindi nasce sono... tutto da un'idea di Eugenio che però non ci raggiunge e io volevo partire da lui. Boh, Non ce l'abbiamo, non riesci? Io non posso aggiungerlo, vero? Puoi no, solo tu. lo devo. Sì, beh, tu l'hai già sposato, mi pare sufficiente, no? Devi anche aggiungerlo? No, dai. No, 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 per carità. Vabbè. Eugenio Santo, e adesso invio la richiesta. No, forse ho fatto casino. Aspetta un Ah, l'ha attimo. inviata un altro? Sì, è un altro Eugenio. Un disastro. Io ho richiesto, ci dice Eugenio Santo. Non può partecipare, mi scrive Eugenio Santo. Non so perché. Eugenio, ti devi collegare dal telefono e non dal computer. Sei tu che mi ignori, non è vero? Vabbè, possiamo cavarcela. Ma sì, c'è anche persone che salutano Eugenio che Oh, però non ecco c'è. Marco. Sì, ciao Marco. No, saluta anche me, Marco. No, ok, va bene. Io accendo una luce per rendere tutto più bello. Ok. E, niente, iniziamo a parlare di questo libro intanto che aspettiamo Eugenio. Anche se tutto nasce dalla sua terrazza latina, ci vuoi dire perché ti è piaciuto? Sono dal Perché, telefono, dice allora, Eugenio. Ok, tu vai, io intanto risolvo i problemi tecnici. spieghiamo intanto di cosa stiamo parlando. Questa è l'autobiografia di Vassilis Paleokostas, che è un rapinatore greco e che è il ricercato numero uno in Grecia e uno dei ricercati più ricercati anche a livello nazionale, cioè anche nell'Interpol. Vassilis Paleokostas è soltanto un rapinatore, non è un assassino, non ha mai ucciso nessuno, ma nella sua attività criminale ha avuto da sempre un atteggiamento proprio di disprezzo, no? Nei confronti del potere costituito e segnatamente della polizia, che ha fatto veramente molto, molto arrabbiare i governi che si sono succeduti in Grecia, fino a diventare appunto il ricercato numero uno. Ora, lui è latitante da ormai molti anni. Si pensava che potesse essere morto, ci sono state poi tutta una serie di leggende, perché, come diremo, il personaggio è diventato in Grecia assolutamente leggendario. Invece morto non è, perché da ovunque sia, noi non sappiamo dove sia naturalmente, ma ha prodotto questa sua fatica letteraria, che ha anche, secondo me, un suo intrinseco valore letterario, che è la sua autobiografia e che è stata pubblicata nel 2020, quindi l'anno scorso in Grecia, pertanto sono tutti fatti fino al 2019, e quindi da lì lui ripercorre tutto il suo cursus honorum criminale, ma non c'è solo questo, cioè c'è una storia enorme. Perché naturalmente è proprio un romanzo criminale greco pieno di avventure, di inseguimenti, di spari, è molto adrenalinico, il ritmo è serrato, cioè, lo leggi e sudi, no? Sei anche un po' Sì. in ambasce per lui.
Ma ci sono anche altri aspetti dentro questo libro che forse non ci aspettavamo di trovare, no? Ci aspettavamo più l'autobiografia classica. Invece c'è anche un'analisi, cioè c'è una parte politica che è molto consistente, quasi centrale, e che è una critica davvero senza misericordia, senza esclusione di colpi, al potere greco, alle collusioni del potere con il mondo dell'economia, alla corruzione del potere politico e del potere economico e anche poi del potere della forza costituita dello Stato. E poi c'è anche un altro aspetto, che è quello invece del suo manifesto personale, che lui chiama la mia personale costituzione, cioè Vassilis Paleokostas non si riconosce nell'ordinamento giuridico. Quindi dichiara di non intendere, di non voler seguire le leggi, cosa che del resto non ha mai fatto. Ma questo non vuol dire che non abbia un suo preciso sistema valoriale, che lui afferma in questa sorta di manifesto che è il contrario dall'essere privo di una sua etica, come magari ci si Certo. potrebbe aspettare da un criminale incallito e anche orgoglioso di esserlo. Lui è un po' smargiasso, è un po' spaccone, poi leggendo abbiamo visto. E, ci sono delle cose che Paleokostas non farà mai, non solo non uccidere, è il primo comandamento che lui è riuscito a rispettare, ma anche non impoverire la povera gente. Paleokostas non shipperebbe mai una persona, non ruberebbe mai dentro a una casa, ha solo rapinato le banche. E tra l'altro, perché lui fa tutto un discorso sulle banche molto lungo, nelle quali alla fine dice che la banca, come il banco, vince sempre, perché anche quando vai a rapinare una banca non vai veramente ad impoverire l'istituzione bancaria, no? E quindi mi ha stupito questa triplice cosa, perché forse ti devo dire, Pippo, la cosa che mi ha colpito di meno è stata proprio l'aspetto autobiografico, cioè il romanzo criminale paleocostiano. Sì, molto scritto anche molto bene, con questo ritmo serratissimo, però ok. Invece mi ha stupito di più, da parte di questo criminale incallito, la citazione di Nietzsche, scoprire che legge Tucidide, scoprire un suo cotè Senza riflessivo che uccidere, forse non però ci aspetta. Tuccidide, ma senza con una Ma C questo è sola. Aspetta bellissimo, che ma ad questo è inizio. bellissimo. No, perché sto cercando Eugenio intanto, mentre tu parli con proprietà di linguaggio. Io sto cercando Eugenio Santo. Santo, santo, santo è il Ma non può Signore, aggiungersi lui? Non ma non lo si so, può? Vabbè, non si capisce, mi allora, rifiuta. Eugenio Santo, che è mio marito, è poco avvezzo a queste cose di noi Ma giovani, con le però è tecnologie il non vero è capace. paleocostologo, diciamo, Sì. non può partecipare, continua a dirmi. Ci chiedono se c'è un'etica nella delinquenza, è una grande domanda. Secondo Paleokostas, sì, c'è assolutamente. Lui dedica proprio a questo aspetto delle lunghe pagine di questa autobiografia, elencando proprio quelli che sono i suoi principi, che, ripeto, lui chiama la sua personale costituzione. Quindi sì, lui rivendica, lui dice che non solo un'etica è possibile, ma che lui la sua ce l'ha e la rivendica tutta fino in fondo. Se vai, diciamo, come è nata, Certo. cioè perché tu ti ritrovi a pubblicare il libro di Ma Paleokostas? infatti raccontiamolo perché io stavo passando un'estate molto felice della mia vita, ero in attesa, sai quando sei in attesa? E No, poi dopo presente. l'attesa viene vanificata, diciamo, in modo bizzarro, e quindi mi sono ricoverato tipo recovery fund presso la Sì, coppia questo. Campiglio Ti Santo. abbiamo fatto il tuo cantuccio, il tuo angoletto, abbiamo passato insieme Esatto, dei bellissimi giorni, comunque, nonostante certo, la tua attesa. anche con personalità che voglio ricordare, diciamo, no? Cioè c'era un Rossari, per esempio, Ah, beh, voglio certo, c'era un Rossari. dire. C'era una Cioè non è che era Bertilla, chissà se ci c'era una ascolta. Bertilla, chissà. C'erano un C'erano po' di anche, amici. sì, c'erano un po' di amici, era l'epoca groenlandese, perché noi siamo in quest'epoca per cui viviamo solo 3 mesi all'anno, cioè per 9 mesi siamo chiusi in No, casa. è vero, Tre sì. mesi di Era luce, esatto, quindi il era nostro momento di stagionalità, esatto, naturalmente cioè in cui c'è. stagionalmente alto. Io provo a richiamare Eugenio perché dalla sua terrazza, un po' come da un'idea di Stefano Accorsi, in realtà da una terrazza di Eugenio Santo, questo Sì, la cosa carina è libro che lui, poverino, è da solo in questa terrazza, nella località molto più che esclusiva, che è il mare di Latina,
perché tutto è nato lì, nel senso che io non mi ricordo da dove fosse partito il discorso, probabilmente eravamo senz'altro ubriachi, questo no, vuole questo dire. Non lo direi, direi che eravamo a fare il gioco delle sceneggiature, ti ricordi? Sì, però io posso dire, parlo per me, io ero indubbiamente ubriaca. Non stavi ci sono bevendo, dubbi su questo. Tra l'altro, un vino, cioè, che aveva quel nome strano. Così evocativo. Lo vuoi dire a il tutti? Cacchione, il cacchione. Il cacchione, sì, che a me fa molto tipico. Ridere, allora io ho fatto tutta l'estate a bere, che è un bianco beverino in realtà, sì, però sì, a certo. Me ordinare il cacchione questo fa non ridere. È cacchione. E mi piace ordinarlo con un'aria affettata, tipo dico, posso avere quel delizioso cacchione freschissimo? Mi fa molto ridere. Comunque, mentre bevevo il cacchione, facevamo il gioco delle sceneggiature e dicevamo, ma quale può essere una storia proprio grossa, potente, madornale, una storia pazzesca? Un certo. Po' abbiamo provato ad inventarle, devo dire, con... consorti un po' alterne, perché ci siamo impegnati, ma finché Eugenio, che purtroppo in questo momento non è con noi, ha detto, ma guardate che la storia più bella che vi possa mai capitare di leggere o di vedere è la storia di Vassili Spaleocostas, e io e Civati abbiamo fatto la faccia della mucca quando passa il treno, cioè, ma Spaleocostas chi è? Costui, no? E Eugenio, che chissà come è venuto a saperlo, non lo so, probabilmente nelle sue peregrinazioni notturne nel mondo dell'internet, complice l'insonnia, ci ha raccontato, diciamo. Nel deep web, o magari l'ha conosciuto, chi può dirlo, ci ha raccontato che in Grecia c'era questo super latitante che però era solo un rapinatore, cioè era un po', collideva un po' questa cosa, no? C'era qualcosa che strideva, perché quest'uomo che aveva solo rapinato banche, io lungi da me la difesa della rapina come tipo di condotta, però non ha mai ammazzato con nessuno Vassili Spaleocostas, era invece il ricercato, più ricercato di sempre, tanto che anche l'Interpol si era presa in carico il caso, e soprattutto, oltre a questo aspetto che era già qualcosa di interessante, qualcosa da approfondire, diciamo che la vera lampadina si è accesa quando Eugenio ci ha detto, ma voi avete presente La casa di carta? Sì, come no, ci è piaciuta, non ci è piaciuta, insomma. No, no, mi è piaciuta io. A me non tantissimo, ma l'ho vista con piacere, cioè, mi è piaciuta. E lui mi ha detto, sì, ma avete presente forse le due scene iconiche che sono quando c'è una rapina e durante la fuga i rapinatori gettano per strada delle banconote a profusione in modo che la gente si accalchi e che questo intralci la polizia. Quindi questa scena e poi soprattutto la super scena madre, cioè l'evasione dal tetto del carcere in elicottero, noi abbiamo detto sì, certo, ce l'abbiamo presenti bene. Lui ha detto, beh, Spaleocostas le ha fatte veramente. Anche io e Civati abbiamo detto, ma dai, che cazzo stai dicendo? Abbiamo preso in mano l'esocervello, che è il telefono, ci siamo messi a consultarlo, perché oggi è molto facile fare fact-checking mentre i tuoi amici parlano. E abbiamo visto, esatto, che accidenti, era tutto vero. Era tutto vero. In particolare, questa storia dell'evasione non era dal tetto, era dal cortile del carcere di massima sicurezza in Grecia, che si trova accanto ad Atene, in una piccola città che si chiama Korydallos, o Korydallos, questo non lo so. Era proprio vero, Vassili Spaleocostas l'ha fatto, e l'ha fatto non una volta, come avviene nella Casa di Carta, ma due volte, perché gli artisti concedono il bis. Lui quindi per due volte, nella seconda volta addirittura, è riuscito a evadere dalla condizione di isolamento. Per due volte sono venuti a prenderlo in elicottero. Come hanno fatto? In una maniera banalissima. Sono andati dai suoi complici, in uno di quei piccoli eliporti turistici dove vai, noleggi l'elicottero e ti portano a fare il giro sopra Atene, guarda il Partenone, ecco il Pireo, da qui si vede il mare, e per due volte l'elicottero è stato dirottato. La prima volta il pilota poverino si è preso una strizza pazzesca, perché si è trovato questi due che lui pensava fossero turisti, che invece hanno imbracciato i mitra e gli hanno detto, adesso il piano di volo lo facciamo noi, vai a Korydallos e dobbiamo prendere qualcuno. Poi Vassili Spaleocostas si è salito sull'elicottero, ha preso in mano la situazione, ha tranquillizzato il pilota e alla fine gli ha anche regalato avete presente i rosari greci? Sono quei manufatti tipici con quelle
per linee molto grosse, alla fine, anche se lui è ateo ma aveva questo oggetto a lui caro, gli ha regalato questo rosario. L'evasione naturalmente così spettacolare, così teatrale, anche un po' rocambolesca, ha avuto un grande clamore, come tutti possiamo immaginare, in Grecia. Quando poi Paleocostas è stato riacciuffato, è stato riportato a Corridallo, si è stato messo in isolamento perché, insomma, non era proprio il detenuto più tranquillo che si potesse avere, quando è evaso per la seconda volta, e questo vi fa capire, secondo me, quanto popolare sia diventata in Grecia la figura di Paleocostas. Il secondo pilota ancora pensava di aver imbarcato una turista, poi su questa ragazza ci torniamo, perché secondo me è un altro, è un ragazzo, si chiamano Vula e Peris, e lui pensava di aver imbarcato questi due turisti, tirano fuori anche lì due pistole, gli dicono andiamo a Korydallos. Lì il pilota dice... minchia, andiamo a prendere Vasilis, e quindi tutto contento. Perché la sapeva, perché capisci, la sapeva in Grecia già. La sanno tutti, cioè in Grecia ovviamente la sanno tutti, e in Grecia tutti fanno il tifo per Paleocostas. Il popolo greco, come un solo uomo, tifa perché quest'uomo stia libero e resti libero. Quindi il pilota felicissimo, felicione, va a prendere Paleocostas. E tra l'altro la prima volta, per fargli capire dove dovevano atterrare, avevano messo nel cortile del carcere una bandiera di Che Guevara che dall'alto si vedeva, quindi gli hanno detto atterra lì sopra il quando poi Paleocostas è salito, il pilota felicissimo gli ha detto Vasilis, dove ti porto? E poi gli ha detto ma un rosario anche per me ce l'hai? E Paleocostas ha detto come no, certo che ce l'ho, ne ha estratto un altro e gliel'ha dato. Quindi il fatto che un pilota possa quasi essere contento di un dirottamento che comunque era rischioso, perché comunque stai andando a prelevare un detenuto dal carcere, potevano spararti addosso, cosa che però non è accaduta, e lui era che un pilota potesse esserne felice di poter partecipare a questa grande avventura, ci fa capire davvero come sia visto Paleocostas nel suo paese. Senti, ma mandiamo un elicottero anche a prendere Eugenio? Sì, come poverino. Io non riesco a capire. È in terrazza, ci manda dei messaggi strappalacrime, ma non riusciamo a collegarci con lui. Cioè, è più facile liberare Paleocostas che interloquire con Eugenio Santo. C'è anche da dire che poi Paleocostas cambia ragione sociale, da rapinatore diventa sequestratore, perché sì, c'è la crisi dell'euro, dell'Europa, della Grecia, quindi le banche non rappresentano più quella sicurezza che pure rappresentano, continuano a rappresentare nonostante tutto, e quindi lui decide di sequestrare un po' di personalità anche di altissimo livello, che diventano sue amiche, quindi la sindrome di Stoccolma in realtà è la sindrome di Atene, è diventata, diciamo, potremmo dire in un altro modo. Lui li seleziona attentamente, li seleziona proprio con uno studio sul campo di quelli che sono i principali imprenditori dell'economia greca, no? E in base a cosa li seleziona? Intanto in base alla liquidità che possono avere, questo è pacifico, ma anche in base al loro comportamento etico. Cita un paio di nomi che ora non so ripetere perché sono cognomi difficili da pronunciare per noi. Lui però guarda i bilanci, si mette a sfrucugliare, studia un po' la loro attività e dice no, questi sono buoni. Ce n'era uno che per esempio aveva ridiviso gli utili con i suoi dipendenti, dice no, questo qui non lo rapiamo. Quindi va a rapire delle persone che dovevano essere ricche, gli stronzi, e poi dovevano essere in buona salute, lui fa anche un'attenta analisi in questo senso, e dovevano essere, secondo lui, psicologicamente solidi, insomma, non l'imprenditore mammoletta. Tutti e due, più il primo che il secondo non tanto. Il primo imprenditore che rapisce si trova talmente bene con Paleocostas e con il fratello Nikos, ma talmente bene, perché loro non solo lo trattano molto bene da un punto di vista proprio del trattamento fisico, cioè queste persone avevano un alloggio, noi abbiamo sentito nella cronaca delle storie di rapimenti che sono agghiaccianti, questo è tutto un altro tipo di modalità di azione, quindi avevano una stanza. È arrivato Eugenio Santo! Ha aggiornato l'app! Allora, così per essere con voi, adesso sono venuto direttamente in spiaggia,
ma sto non ti prendeva morendo sopra. Dal freddo. Si vede. Volevo essere un po' così. Ma come dal freddo? A Latina ci sono 42 gradi adesso. No, ma io per questo volevo farvi un po' invidia e invece è stata punita la mia tracotanza e sto soffrendo come un cane. Però è un bel intervento il tuo, diciamo, grazie. Intervieni dopo un quarto d'ora e parli e dici ho freddo e parli esatto. Dal tempo. Vabbè, ci dici come hai conosciuto la figura di Paleo Costas, visto che l'idea è stata... Tu non sai neanche cosa abbiamo detto finora. Sì, no, ma io mi sentivo benissimo. Infatti era Pippo che non mi invitava, io lo so. Ma non è vero. Ma perché dici così? Voi, insomma, persone semplici, parlavate giustamente delle serie, parlavate della Casa di Carta, se non ricordo male, e io vi ho fatto notare che la Casa di Carta dovrebbe subire delle denunce pesantissime, delle citazioni a giudizio per i danni da parte di Paleo Costas, per il semplice fatto che la vita di Paleo Costas, e anzi lui personalmente, è un, possiamo dire, un connubio del professore di Tokyo, di tutti quanti messi insieme, perché lui le cose le ha progettate e fatte sulla sua pelle. Quindi sì, io mi ero imbattuto già da tempo in questo personaggio, che è interessantissimo, e a differenza magari dei personaggi che possono andare un po' di moda in Italia, tra Gomorra, Suburra e quant'altro, questa persona, pur essendo un pluripregiudicato, è però, appunto, come dice il titolo del libro, un ladro gentiluomo, perché non uccide, perché redistribuisce buona parte sì. degli utili delle rapine, sì. E perché, e questo passo la palla a Pippo, ha anche un suo lato politico. La maggior parte delle sue decisioni, la sua vita parla per lui, sono per una politica sociale sia di ridistribuzione del reddito, ma anche per una vera e propria politica a sostegno sostanzialmente dei gruppi anarchici contro i poteri forti che ci sono ovviamente dappertutto anche in Grecia soprattutto forse. Comunque. E questo gli ha portato un odio, un vero odio da parte delle autorità greche, dei greci. Tanto che da un certo punto in poi della sua carriera criminale non hanno più cercato tanto di metterlo ai ceppi, di portarlo in galera, ma proprio sparavano a vista per cercare di ucciderlo. E lui però, anche perché, diciamola, non è che sia proprio, come dire, uno stinco di santo, lui godeva, e questo percepisce chiaramente dalle pagine della sua biografia, proprio a prendere in giro la polizia. Scusa, come... stanno scrivendo Eugenio come gli inviati del meteo in attesa degli uragani. Sì. In effetti Andrei. Sì, secondo me sei, in realtà, Vasilis Paleo Costas è Eugenio Santo. Sì, aspetto che da un momento Eugenio, all'altro Eugenio Santo Eugenio. Emilio Fede che mi insulti. Tra l'altro la Latina c'è un mare mosso anche, diciamo. Diamo un po' di informazioni. Ma no, poca roba. Però vi giuro, fa un freddo. Come si chiamava quell'inviato di Fede che poi è andato a Mezzogiorno? Brosio. Brosio, Paolo Brosio. Sì, sono Brosio. Paolo Brosio davanti al tribunale di Milano. Esatto. Però il lungomare di Latina andrebbe recuperato, diciamo, vero? Sì, ma sì, infatti. Ma assolutamente. Sentiamo l'onda arrivare anche. Va però recuperato, e a questo proposito ricordo due cose dei due scrittori qui presenti, perché sono mero infiltrato. L'hashtag Latina is the news Abaudia, lanciato da Laura Campiglio. E il fatto che Pippo Civati ha fatto meglio di Moravia, foto, perché sì, abbiamo esatto. una foto perché di Pippo io Civati. Non ricordo se è stata postata quella foto. No, ma certo, purtroppo è stata lui. Postata. Ah, sì, no, è stata postata, sì. Certo. Pippo is the new Moravia è una cosa veramente imperdibile, imperdibile. Soprattutto a Latina, dove abbiamo un sacco di amici, tra l'altro, che salutiamo.
Sì, certo. Senti, però... Quindi, sì. No, perché sembra veramente un collegamento tipo Armageddon. Cioè, ci fai tanta pena, amore. Sì, tipo Major Tom, capito? Cioè, vabbè, ormai soffrirò fino alla fine, ve lo dico. No, lo so, però sei molto carino, sei Grazie. Affascinante. Grazie. Però, cioè, tu come l'hai scoperto Paleo Costas? Ma l'ho scoperto, se lo chiedeva anche Laura, diciamo. L'ho scoperto girovagando. Su internet, comunque, immagino. Certo, questi personaggi un po' al limite mi sono sempre piaciuti. E però quello che mi piace di più di un Paleo Costas rispetto a un Jenny Savastano è che lui non squaglia nessuno nell'acido, né pianta pallottole in testa a nessuno, ma è uno che si diverte a prendere in giro tutti, forze dell'ordine comprese, ed ha un suo perché. E dobbiamo dire una cosa, secondo me, perché poi magari qualcuno che ci guarda poi mette giù e va a googolare. C'è un omicidio a carico di Vassilis Paleo Costas, e però è un omicidio che avviene con una modalità particolare, cioè a un certo punto viene mandato un pacco bomba al Ministero dall'Interno, e un pacco bomba che non ha nessun tipo di indicazione, né ancora di rivendicazione, e su questo pacco bomba c'è non solo non mezza impronta, non una impronta, ma tutte e cinque le impronte di Vassilis Paleo Costas fatte così. Ora, da subito, purtroppo, era proprio un poliziotto, quello che alla guardiola stava smistando queste cose, maneggiando il pacco bomba, salta per aria e muore. Sì, perché il pacco era inviato al ministro. Però non l'ha aperto, ma l'ha maneggiato questo signore che è morto. Sì. Da subito dobbiamo dire che anche la stampa greca ha preso questa cosa molto con le pinze, perché sembrava strano che un Vassilis Paleo Costas, che comunque è veramente un professionista dell'evasione, della latitanza, con una lunga carriera criminale, che almeno delle skill gliele avrà date, potesse fare un errore talmente ingenuo, se volete, di mettere proprio tutte e cinque le impronte sul pacco. Lui in questo libro, forse scrive di questo libro proprio per rivendicare ciò che è suo e rigettare alcuni addebiti che gli sono stati naturalmente accollati sulle spalle. Sì. Tanto lui era latitante, quindi essendo contumace potevi dire che avesse fatto un po' qualunque cosa. Quindi un omicidio, cioè lui è stato condannato per questo omicidio, ma lui rigetta recisamente di essere stato lui, e devo dire che tanta parte il popolo ovviamente non c'è, sì, è certo della sua innocenza, ma anche tanta parte della stampa che invece vede in questa figura tutte le controversie che sono insite nella figura. Però pensano che questo pacco bomba non sia roba sua. Questa sigla anarchica che successivamente non è mai più esistita, sì. Questa fu l'unica volta in cui apparve poi. Cioè una sigla anarchica, come di un acronimo e con la mano di Paleo Costas, e poi questa sigla anarchica per sempre scomparsa. E infatti, per farvi capire anche il côté provocatore di Paleo Costas, quando lui com'è che questo libro vede la luce? Non da te, Pippo, quindi non con People, ma con l'editore greco, del quale non mi ricordo il nome, mi dispiace molto. Mi pare Alexia, ma... Verità, può essere. Sì, adesso lo cerchiamo subito. Quindi in questa piccola casa editrice arriva un manoscritto, l'avvocato di Paleo Costas porta un manoscritto dicendo questo manoscritto è di Paleo Costas, e come firma c'era l'impronta della mano, tutte e cinque le impronte digitali. Era chiaramente un richiamo, cioè era come dire adesso firmo perché voglio firmare, ma quando io non voglio firmare non sono così coglione da lasciare tutte e cinque le impronte digitali. E anche qui per dire l'aspetto pop di Paleo Costas, quando fanno la prima presentazione del libro, il lancio, in epoca pre-Covid, quindi penso che sia uscito nel 2019, non nel 2020 come vi ho detto, c'era questo teatro con tutta una serie di personalità, di intellettuali, di giornalisti, per ovvi motivi non c'era l'autore, e il libro lo fanno arrivare con un drone dall'alto, carini. Sì, ma
Siccome io sono un po' preoccupato però per la salute di Eugenio Santo, anche perché è uno juventino serio lui, diciamo. E frastornato. È frastornato. Io direi che questa diretta la riprendiamo con lettura settimana prossima, vi va? Sì, volentieri. No, anche perché io sento arrivare il mare di Latina che mi sembra, cioè, sai, io mi occupo di cambiamenti climatici, ma mi pare che sia l'Adige, diciamo, mi pare arrivare. Ha un'immagine veramente un po' come è dire, inquietante. Sembri un po' un gentiluomo, lo sei di sicuro, ma sì, sei anche un po' latitante. Sì. Hai quella bella aria stropicciata che anche tu, Pippo, solo al mondo. Sei stropicciatino anche tu. Io sono stropicciatino. Io ho anche la luce. È anche la luce giusta. Oh, c'è Bertilla da qualche parte. C'è Bertilla da qualche parte che ci sta vedendo. Ciao Bertilla. Ciao Bertilla. Comunque. Ansia del collegamento, io sono uscito da casa qui di fronte al mare senza mascherina, però no, non c'è nessuno. Che ne, cioè, no, immagino a destra, che sia davvero deserto. A sinistra, va bene. Insomma, per no, anche da decreto legge puoi stare, se sei certo di essere davvero in mezzo al deserto puoi stare senza. Posso solo andare a buttarmi a mare e finire così la mia esistenza. Allora, facciamo una cosa, prima che tu uscita. Mamma mia, c'è questo proprio, c'è la risacca proprio. Che la risacca. La risacca. Settimana prossima, saremo tutti in zona gialla, sia tutte queste tre persone saranno in zona gialla, giusto? Cioè, la credo di sì, in... sì. Eh sì, ma poi la prossima volta credo che sarò a Legnano anch'io, ma magari siamo anche nello stesso posto. Va bene, detto questo, magari con la luce perfetta di Laura, senza i rumori di fondo del lungomare di Latina, ma ricordando che tutto questo nasce per merito di Eugenio Santo, no, perché sennò altrimenti non si da capirebbe. Un'idea di da un'idea e da una terrazza, e da una terrazza di Eugenio Santo e da un'estate passata insieme con grande ospitalità. Io ricordo che, tra l'altro, se qualcuno vuole fare un film, noi lo facciamo, non è che beh, proprio dall'idea, esatto, però facciamo che ci aggiorniamo fra una settimana, così okay, diamo tempo alle persone che si sono ormai affezionate al personaggio di Eugenio Santo. Qualcuno, perché Laura, Marco, purtroppo ci sta già dicendo che fa in tempo a comprarlo e leggerlo, sì, così poi, la settimana prossima la tu sei perfetta, io sono sgarrupato, ma il vero personaggio è Eugenio, che arriva a metà della partita, entra così in campo un po' come Dybala e non risolve un cazzo di niente, però vabbè, però fa piacere, però fa simpatia. E avremmo fatto tutta un'altra cosa, ma non si capisce tantissimo perché veramente c'è. Ma che mare c'è a Latina? Faccelo vedere. Ma è sempre così. Allora, mare, mamma mia, sì. San Felice, mare, okay, mare, veramente mare. Paolo Brosio. Guarda, ma è una cosa tristissima, veramente mi sento. Allora, qui qualcuno nella persona di Bertilla ci sta ricordando il nostro grido: piamose la Grecia. Esatto, anche questo è Piamose successo. Piamose lattica era, sì, è vero, è vero. Ciao Bertilla, ciao a tutti. Allora, facciamo che ci aggiorniamo fra una settimana. E leggiamo. Va bene. Quindi scegliamo un'antologia. Ognuno... Esatto, bene. Scegliamo da questi libro che peraltro è un bel mattonazzo. Guarda, esatto, che io sono l'unica che ha studiato, cioè veramente, sono l'unica che ha la luce. Sono l'unica che ha studiato, ragazzi. Beh, guarda, di me non puoi dirlo perché non lo sai. Di tuo marito, in effetti, con questa immagine, io lo abbandonerei. Si può dire un po' tutto. Meno male che è un avvocato, così eventualmente dal punto di vista divorzistico può affrontare la questione. Esatto. Beh, ma io ce l'ho già lì pronto, in bianco. Io ho già il ricorso. No. Sì, certo. Noi abbiamo il ricorso che è pronto. Poi quando a qualcuno gira il cazzo, firmiamo. Però cioè, no, è lì. Si spezza il no, cuore. È giusto. Tutti devono avere il ricorso fatto, scritto. Noi dobbiamo fare un'altra estate sul lungomare per un altro capolavoro. Dopo... Ma assolutamente. Certo. Sì, sì, bene. Io però che comunque quella... all'anno. Quel pranzetto lì con il cacchione è stato foriero di una roba grande. Non per e devo dire, scusami, fammi dire, Pippo Civati è un uomo che... Cazzo, Pippo, hai detto che facevi una cosa e l'hai fatta. Guardate, infatti ho lasciato la politica non per non è quello, da diciamo. Tutti, no. È partita ridendo e scherzando e guarda Laura, qua, dimmi cioè... se sbaglio, soprattutto nel mondo così della cultura, della letteratura, del cinematografico,
è proprio tutto il contrario. Cioè, sai quante volte si dice sì, dall'ideazione alla concretizzazione, sì. Cioè veramente. No, il mare, beh, io credo che sia abbastanza tipico che nascano a pranzo delle idee. Di queste sì, idee, certo. Nate a pranzo col cacchione, ma forse lo 0,5% vede la luce. O no, mi sbaglio. Ma noi siamo tra la Grecia e la Brianza. Noi quando prendiamo un impegno, cascasse il mondo, ma lo assumiamo fino in fondo. È il mondo di Pipola, è la magica comunità. E davvero. Poi vi devo raccontare anche, ma non ditelo a nessuno, che magari abbiamo anche una casa di produzione cinematografica che abbiamo trovato. Ma ve lo racconto. No, beh, ne parliamo la settimana prossima. Ne parliamo anche nel frattempo, diciamo. Quindi, Paleo Costas, oppure Eugenio Santo, potremmo chiamarlo all'italiana. Mentite spoglie. Beh, Eugenio Santo è il nome di un bandito fantastico, anarcoide. Certo. Poi con questa immagine. Io adesso vi farei una foto allo schermo. Il santo bandito. Esatto, il santo bandito. Del resto c'era anche una famosa. Sante Pollastri, vabbè. Santo Pollastri. Esatto. Va bene. A Campiglio non ti vuole più bene, neanche a me, però per tutto il resto... No, io voglio bene a tutti. Chi ha detto questa cosa? No, l'ho detta io perché così io vi amissimo. Anche io. Ma vi tanto, Io vi ricambissimo e ci aggiorniamo fra una settimana. Trovati una casa, Eugenio, un posto da cui... La prossima settimana andrò in montagna, in mezzo alla neve. Così facciamo mare e monti. Certo, sì. Non ogni volta uno scenario diverso. Entrerò sempre a metà. Alla Dybala, va bene. Dove sarà mai? Quello vedrete. Esatto, va bene. Io vi ringrazio tantissimo, soprattutto per avere, adesso a parte gli scherzi, aver dato l'idea... C'è questa onda che arriva di questo libro, di questa storia di Vassilis Paleo Costas e della sua epopea, che è anche una denuncia politica molto chiara alle cose che non funzionano non solo in Grecia ma un po' nel nostro mondo guasto. Io ringrazio Eugenio Santo, grazie, che è appena arrivato, ma soprattutto Laura Campiglio, che adesso la prossima volta si pubblica per Mondadori. Basta, non vengo, non la saluto più, basta. No, a te piacciono le piccole case editrici? A me piacciono le piccole case editrici, però Mondadori, cazzo, proprio... No, era una battuta, l'avevamo anche provata. Sì, beh, scrive anche su Ossigeno, dico, aiutare, infatti ha una rubrica su Ossigeno che facciamo fatica... Le migliori riviste in circolazione. Esatto, pensa che ci sono persone che di Ossigeno buttano via tutte le altre pagine e tengono solo la rubrica di Laura Campiglio. Ma manco mia madre, ok, va bene. Ma infatti... Comunque, se devi scegliere una casa editrice, c'è People... ma tu ti rendi conto poter dire io ho lo stesso editore di Paleo Costas? Appunto, calma, sapere ragazzi, chi lo vuol dire, chi è ragazzi, che non per fa. Dire, ma facilmente ci sta seguendo, quindi lo salutiamo. Ah sì, ce lo chiedevamo. È possibile, secondo me seriamente, adesso non è per cazzeggiare, è possibile che essendo domani il lancio in libreria della traduzione italiana, il libro è stato tradotto anche in Inghilterra, non credo in America perché è proprio una casa editrice del Regno Unito, domani c'è il lancio dell'edizione italiana, forse qualcuno ci sta guardando, se non lui qualcuno dei suoi, e quindi cavolo Vassilis, se hai qualche rimostranza l'editore è più motivato in quello due soci, diciamo. ho capito, ma tu ci hai messo la faccia e ci metterai anche le onze. Ok, malparidos. Va bene, così incrocio il genere mi letterario. Mancava molto, sì. Malparido Ferro. Va bene, grazie. Ci vediamo prestissimo e alla prossima settimana. Ciao. Per vedere com'è andata la prima settimana di Paleo Costas, che è latitante, ma che troveremo in libreria. Grazie. È arrivata anche Nina. Ciao Nina. Ciao Nina. La tua cartella Dov'è la cartella di Nina? La cartella in macchina, ma adesso la risolviamo. Mandalo subito a prenderla. Certo. Ok. Va andiamo. Ciao. 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 Ciao.